Sa, quella dei contagi è una storia abbastanza bizzarra perché abbiamo un applet immuni che dovrebbe servire esattamente a questo e non mi pare che sia collegata al sistema di contact tracing che i dipartimenti di prevenzione mettono in atto andando, tra virgolette, alla caccia dei contatti stretti dei casi indice. Quindi questo è un punto sicuramente da risolvere molto rapidamente, perché altrimenti è semplicemente uno spreco di tempo e di risorse. Io mi auguro che non vedremo un altro DPCM così presto, anche perché le misure prese adesso avranno effetto fra un paio di settimane, quindi sarebbe abbastanza strano cambiare in corsa ammettendo di aver sbagliato, di aver toppato qualche cosa. Mi auguro proprio di no. C'è un punto cruciale di questa discussione. Io credo che il governo abbia fatto molto bene a stabilire un'asticella al di sotto della quale nessuno deve andare. Al di sopra dell'asticella si può e si deve andare nel momento in cui il territorio e la popolazione che abita quel territorio abbia bisogno di un inasprimento delle misure di contenimento e di mitigazione. Il territorio italiano non è tutto uguale, quindi credo che non sia logico ripetere quello che è stato non l'errore, ma l'ultima spiaggia che è stata attuata con il lockdown durissimo della primavera. Non c'era molta alternativa perché siamo stati letteralmente travolti. Adesso non siamo travolti, quindi credo che intraprendere misure di responsabilità locale, dove l'allineamento delle istituzioni e delle amministrazioni diventa fondamentale, è la soluzione verso cui dobbiamo andare, perché altrimenti rischiamo veramente di eccedere da una parte o dall'altra, creando situazioni completamente ingestibili. Credo anche che la gente abbia capito molto bene il messaggio, quindi incoraggiare i cittadini a stare a casa, sì, io incoraggerei i cittadini a esigere il rispetto delle semplici misure di igiene e di sanità pubblica che continuiamo a ripetere fino alla nausea. Non basta che ciascuno si disciplini, ciascuno deve diventare anche il controller degli altri. Quando vede qualcuno che la maschera non se la prende, non se la tiene e non rispetta le distanze, deve esigere il rispetto di queste cose per la propria salute e per la salute degli altri. Se c'è qualche sciagurato che continua a ignorarle, questo sciagurato deve essere messo in minoranza da una socialità diffusa che permette l'esecuzione di queste banalissime norme di sanità pubblica.